Centinaia di pratiche per l'accesso al Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato, 760 sono gli accordi sindacali già raggiunti per 3.750 lavoratori del distretto pratese e adesso anche una pioggia di domande per la cassa integrazione in deroga e per il bonus autonomi. Sono gli effetti del blocco delle imprese ritenute non essenziali imposto dal governo per limitare la diffusione del coronavirus. Già nel momento in cui si prefigurava il blocco della produzione nazionale, una decina di giorni fa, Confartigianato e Imprese Prato invitava la politica a programmare la ripresa del manifatturiero per non mettere a repentaglio il cuore pulsante del sistema produttivo italiano, i distretti e le piccole e medie imprese. Un invito che il presidente Luca Giusti rinnova oggi con forza nel giorno in cui il governo ha deciso di prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti finora adottate. Noi abbiamo ipotizzato che debba esserci una ripresa ovviamente scaglionata, non si può passare dal tutti chiusi al tutti aperti, ma deve essere fatta una selezione e questa va fatta ovviamente con le autorità competenti e soprattutto con la comunità scientifica che deve supportare chi dovrà prendere queste decisioni, andando a individuare quelle aziende che hanno meno possibilità di rischio di contagio e andando soprattutto a individuare un percorso di riapertura programmata. In tutto questo vorrei evidenziare un aspetto: la salute dei lavoratori è al primo posto, perché i collaboratori, i lavoratori delle aziende, in particolar modo di quelle artigiane, sono il vero patrimonio delle aziende e nessun imprenditore serio metterebbe mai a rischio il proprio patrimonio. Confartigianato dice sì ad ogni provvedimento che va nella direzione di non interrompere i flussi di cassa ed evitare crisi di liquidità alle imprese in questo periodo di blocco forzato. Ma la priorità individuata resta quella di poter mettere da parte l'assistenzialismo e ricominciare a creare ricchezza. Quanto alle richieste di bonus autonomi, nel primo giorno per presentare le domande, anche a Prato si sono registrate forti difficoltà di accesso al sito dell'INPS. Noi abbiamo anche richiamato del personale presso gli uffici proprio per cercare di sostenere questo impatto che è veramente notevole. E speriamo vivamente che le promesse dell'INPS vengano mantenute e che quindi si possa effettivamente presentare le domande nel corso del tempo, dando modo alle persone, agli artigiani, di ottenere quanto loro hanno diritto.